Clinico nel contraddittorio legittimo con i rappresentanti dei lavoratori ed anche con gli stessi lavoratori del consorzio, ma è importante perché avrebbe dovuto esserci l'assessore regionale Giovanni Romano, che però è stato chiamato dal ministro Galletti a Roma proprio questa mattina, ma ci sarà il dirigente del settore ambiente della regione Campania con anche il responsabile della unità operativa della protezione civile, quindi della presidenza del Consiglio dei Ministri, perché rispetto a questa problematica che tutti quanti viviamo, rispetto alla quale c'è ampia solidarietà e c'è stato fino ad ora tutto l'impegno da parte della provincia di Salerno, deve essere la regione con il governo a tracciare un percorso, una soluzione che finalmente possa dare tranquillità da un lato ai lavoratori e possa assicurare per le nostre intere comunità un migliore servizio di raccolta. In questo momento che stamattina non si presenta neanche il commissario avvocato del Gaudio del Consorzio Salerno 4, che la ILE è latitante, lo sapevamo da tempo, però non riusciamo a capire a che gioco stanno giocando. È per la seconda volta che l'assessore Bellacosa fa delle convocazioni dove non si presenta nessuno. Vorremmo capire il ruolo della politica a livello provinciale a che punto è, visto che questo commissario sfugge tutti i confronti con le organizzazioni sindacali nei momenti decisivi, unitamente al presidente della ILE Marcello Ametrano. Chiediamo di entrambi le dimissioni e vogliamo che la provincia sostituisca il commissario del Gaudio. Sta mettendo a rischio decine e decine di lavoratori per un comportamento incomprensibile e inaccettabile. Ancora oggi, ancora una volta siamo qui in provincia a Salerno per incontrare l'assessore Bellacosa e il commissario del consorzio Salerno 4. E devo dire ancora una volta il commissario non si presenta a queste riunioni, lasciando in una situazione disastrosa le famiglie di una cinquantina di dipendenti del consorzio, per i quali stranamente, illegittimamente, ha avviato una procedura di licenziamento. Crediamo che questo commissario stia facendo degli atti che siano oltre ogni logica giuridica e normativa. Per questo abbiamo chiesto e ribadiremo alla provincia che va revocato l'incarico a questa persona che non gestisce la cosa pubblica in ossequio alle leggi che emana la Regione Campania e ai provvedimenti e alle direttive della provincia da cui dipende, e stranamente mettendo anche in discussione quella che è la finalità per la funzione che deve svolgere, che è quella di portare avanti il consorzio per cui è commissario, quindi garantire le entrate e poter procedere al far funzionare nel miglior modo possibile. Stranamente questo non avviene, riteniamo che bisogna procedere in modo durissimo. Siamo qui per chiedere le dimissioni, la revoca dell'incarico e denunciare anche tutto quello che è avvenuto alle autorità competenti, perché i lavoratori e le loro famiglie devono essere salvaguardati e in questa vicenda si salvaguardano affari non chiari e non i lavoratori.